tutti l'oggetto spaziale più distante mai visitato prima, la sonda spaziale New Horizons, Nuovi Orizzonti, ha sorvolato un pianetino, un corpo celeste distante da noi ben 6,4 miliardi di chilometri. Si chiama Ultima Thule, è stato chiamato questo pianetino. E la sonda spaziale NASA ha compiuto un passaggio ravvicinato, diciamo, a questo oggetto, questo pianetino che potrebbe aiutarci meglio a capire, diciamo, come si formò il nostro sistema solare circa 4,3 miliardi di anni fa. È la prima sonda spaziale, diciamo, che arriva così distante dalla Terra e che si trova nella fascia di Kuiper, che è un'area, diciamo, del nostro sistema solare oltre l'orbita del pianeta Nettuno, diciamo, densa di oggetti congelati. Lì le temperature sono molto basse, dei quali sappiamo ancora poche cose. Diciamo che New Horizons è in viaggio attraverso il sistema solare dal 2006. E tra le cose importanti che ha fatto è il suo passaggio ravvicinato al pianeta, piccolo pianeta anche Plutone nel 2015. È la prima sonda che ha raggiunto Plutone, rivelandoci delle cose sulla sua composizione, e da allora, diciamo, questa sonda ha continuato a proseguire il suo cammino, arrivando appunto fino a questo piccolo pianetino che ha un'estensione massima di circa 30 km, chiamato Ultima Thule. Oltre a non essere molto grande, Ultima Thule è appena visibile, diciamo così, data la sua grande distanza dal Sole. Le comunicazioni, diciamo, tra la sonda New Horizons e la Terra impiega 6 ore, quindi si è spostata, potremmo dire, a 6 ore luce, cioè la luce impiega 6 ore a arrivare dalla Terra fino a Ultima Thule, quindi molto molto lontano. Però nulla, diciamo così, rispetto alle distanze intergalattiche. Veramente, veramente nulla. Comunque è interessante che le immagini, sono arrivate anche delle immagini molto sgranate, diciamo su una scala di 5x6 pixel, quindi immagini più dettagliate potranno arrivare prossimamente. La conoscenza di questo pianetino era già nota. Però ovviamente la sonda New Horizon potrà dare informazioni un po' più precise, insomma. Questo potrebbe dire molte cose, dare informazioni ulteriori su come si è formato il nostro sistema solare, anche sulla datazione, che dovrebbe essere attestarsi tra i 4,3 e 4,5 milioni di anni fa, anche perché questi piccoli pianetini praticamente sono rimasti congelati, diciamo, da loro, quindi contengono informazioni come fare un viaggio nel passato di qualche miliardo di anni. Bene, per questo video è tutto. Seguitemi anche sulla pagina Instagram Massimo Taramasco e sul mio nuovo canale Felicità e Benessere, di cui posto il link in descrizione. Ciao a tutti!